come sarebbe la vita di molti senza l'8 per mille alla Chiesa Cattolica? Chiedilo a loro. Perché il Papa ha accettato di inaugurare l'erigenda Casa della Carità, per la quale da ormai più di un anno stiamo lavorando tutti insieme. Una festa che mi riempie di gioia, per cui voglio festeggiare questa festa con tutto il popolo, con tutte le persone che mi vogliono bene. Oltre 500.000 euro destinati ad opere di bene della Chiesa, usati per viaggi, droghe e hotel di lusso. È quanto avrebbe fatto Don Pietro Vittorelli, ex abate di Monte Cassino, che ora è indagato con l'accusa di appropriazione indebita. I soldi donati dai fedeli attraverso l'8 per mille sarebbero stati riciclati in più volte attraverso passaggi dalle casse dello IOR a vari conti correnti gestiti dal fratello Massimo, intermediario finanziario. Noi apriamo un'opera pia alle Bahamas. La intestiamo a una bella fiduciaria svizzera. Apriamo un bel conto cifrato con azione al portatore e a quel punto i fondi li facciamo risultare come offerte dei pellegrini. Che ne dice, monsignore? Mi piace, però mi dica, dottore, questi pellegrini alle Bahamas, come ce li mandiamo? Che ne so io, abbia pazienza, questa è materia sua, monsignore, però. Io mi occupo di paradisi fiscali. Lei è un fine teologo e se inventi qualche cosa, che ne so, un miracolo, un'apparizione, un sanguinamento. Cene a base di ostriche e champagne, hotel da 7.000 euro, acquisti nella boutique di Ralph Lauren da oltre 2.000 euro, bella vita in Brasile per sé e per i suoi compagni di viaggio. Il religioso riusciva a spendere anche 34.000 euro al mese. Ma gli aspetta un pugno? Ma è normale? È normale? Ma non è tutto, perché Don Pietro sembra fosse solito fare uso di droghe. Nominato abate da Papa Ratzinger nel 2008, due anni dopo fu ricoverato per un malore. Dagli esami venne fuori che Sua Eccellenza avrebbe abusato di ecstasy, mentre nelle urine si trovarono tracce di cocaina. Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Che cosa terribile! Oh, che dolore! Dio mio, chissà la famiglia. Sarà distrutta? Sì, distrutta. Stanno tutti al mare. Sì, eh? Sì. Ed è bello sapere che i fondi dell'8 per mille non dimenticano lui e gli altri sacerdoti sparsi per l'Italia. Con l'8 per mille alla Chiesa Cattolica avete fatto molto per tanti. Che banda, noi siamo una famiglia. Come tutte le famiglie cerchiamo di arrivare a fine mese. Gisello, come si chiama la suite?